Se uno non è in Cristo, già c'è da dire anche qui però, se non sei ancora unito a Cristo, non ti sei arreso a Gesù Cristo, non hai dato la tua vita a Gesù Cristo, non ti sei ravveduto, non hai messo la tua fiducia in Gesù Cristo che ha vissuto per te, in modo perfetto, senza peccare, ciò che non potevi fare tu, e poi non hai creduto in Gesù che Lui è morto per te, a posto di te sulla croce, morto, risuscitato, e ora regna il Signore Gesù Cristo. Se non hai fatto questo passo di fede, il combattimento per te è diverso. Tu sei ancora nei tuoi peccati, sotto l'ira di Dio Padre. Questo mi dispiace, non voglio che tu sia sotto l'ira di Dio Padre, condannato, perché l'inferno ti aspetta. Anche per questo motivo mi dispiace. E non soltanto sei schiavo del peccato, sotto l'ira di Dio, ma sei anche schiavo, dice la Bibbia, del nemico. Lui può fare con te tutto quello che vuole, tu sei la sua proprietà, proprietà del nemico. Ma Gesù è venuto per liberare quelli che sono schiavi del nemico. Lui ci libera, la verità di Dio ci rende liberi. La vera libertà si trova nell'essere unito a Gesù Cristo per grazia mediante la fede in Lui. Questa è la mia preghiera per te. Il combattimento per te, se non sei in Cristo, è diverso e ti esorto di ravvederti e credere in Gesù Cristo, nascere di nuovo, essere una nuova creatura per opere dello Spirito Santo e camminare in novità di vita mano a mano con il Signore da vero cristiano.